Stefano Sciani, vicepresidente della Lega Calcio WISP e organizzatore del Mondiale di Follonica, che è arrivata la serata finale, siamo alla conclusione, è tempo di fare un bilancio, come è andato questo torneo? Molto positivo, ci siamo divertiti, soprattutto lo spirito era quello. Tecnicamente è un bel torneo, forse nella zona è quello tecnicamente più valido, perché ci sono giocatori, anche stasera si vede in finale, insomma, giocatori di promozione, di prima categoria, che insomma tecnicamente vogliono dire molto. Era un torneo a 10 squadre, siamo arrivati in fondo molto 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 bene, tutti contenti, non si è mai fatto male a nessuno e quello è l'importante. Come premio gli organizzatori qui del campo, i gestori del campo avevano messo un buono viaggio per una capitale europea per 10 persone, quindi magari era anche più appetibile del solito, della solita coppa che comunque fa sempre piacere. Adesso finisce il mondialito, poi si pensa già a settembre quando ripartirà il campionato. Sì, sono già in procinto, insomma, ho già qualche squadra che mi ha già chiesto di essere iscritta per il campionato invernale, quello che si fa insomma ormai da tanti 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 anni. E ci riposeremo ora una ventina di giorni fino alla fine di agosto e poi magari con i primi di settembre cominceremo un po' da già imbastire qualcosa di concreto per iniziare intorno al 15-20 di settembre l'attività, quella normale insomma di tutti gli inverni. Ovviamente l'obiettivo è raggruppare squadre di Follonica, magari anche delle zone limitrofe. Esatto, ci sono squadre che l'anno scorso c'era una di Piombino, una di Rotorto, due di Massa Marittima, una di Bibi di Ravi, insomma, che di Gavorrano un'altra, del Bagno di Gavorrano un'altra, che insomma aiutano un po' il calcio locale, che in questo momento a Follonica non è che se la passi nel migliore dei modi. Sappiamo tutti insomma le vicissitudini che ci sono a livello insomma comunale con le due società insomma che in questo momento fanno parte della città, ecco.